Processo a carico di Bertarelli Franco, detto Venticello. Accusato di truffa aggravata, falso in atto pubblico e vilipendio della religione. Nonché spaccio di travel check e rubato. Io mica ho fatto tutte queste cose. Silenzio! Piuttosto mi dica chi è il suo avvocato. Io sono innocente, signor Presidente. Io non ho fatto niente. Mi madre vedova e mi padre pure. Sì, va bene, però le ho chiesto chi è il suo avvocato. E chi ce l'ha l'avvocato? Io mica c'ho i soldi per comprarmi un avvocato. E allora nominiamo il difensore d'ufficio. Avvocato. Avvocato Caronte. Eh? Lei può assumere la difesa dell'imputato Bertarelli Franco, detto anche Venticello. Non si preoccupi, signor Presidente, a disposizione. Per la difesa ci sono io, faccio tutto io, stia tranquillo. Procediamo allora. Io sono innocente, signor Presidente. Io ero vestito da prete, perché sono cascato dentro una pozzanghera d'acqua e mi sono frascicato tutto. Lì vicino c'era un vestito da prete e me lo sono messo. E ne ha approfittato per truffare un retuce. Non è vero, glielo dica pure lei, avvocato. Signor Presidente, l'imputato si dichiara colpevole e si rimette alla clemenza della corte. Ammazza che avvocato che c'ho. Perché, lei contesta? Contesto sì, perché io non ho preso niente, stavo solo contrattando. Travestito da sacerdote straniero e cercando di farsi dare il resto in denaro contante. Avvocato, che cosa ne pensa? Nulla, signor Presidente. Ammazza quanto parla s'avvocato. Allora, visti gli articoli? Un momento, per favore. Mi scusi, signor Presidente. Sono il maresciallo Girardi, della squadra speciale. È il sottufficiale che ha proceduto all'arresto dell'accusato. Mo stiamo meglio del cazzo. Poco sta avvocato. Qua c'è stato un grosso errore da parte mia. Cioè, non è vero che Venticello, cioè il Bertarelli qua, insomma, è innocente. I due cecchi non erano rubati. E poi poveraccio, se l'ha vestito da prete perché voleva, sa come, voleva usufruire dello sconto che fanno ai religiosi, ha capito? Secondo me è innocente, lo volete anche prosciogliere. Nessuna obiezione da parte dell'accusa. Ma, sentite le dichiarazioni del maresciallo. L'imputato Franco Bertarelli, se non detenuto per altra causa, si è rimesso subito in libertà. Assolutamente no, signor Presidente, la difesa si oppone nella maniera più categorica. Andiamo a maresciarsi, il nostro avvocato per portiere il gastolo.